Cari amici, ben incontrati, buon mercoledì 15 febbraio. Anche oggi un momento di lettura, di commento e di preghiera attorno al Vangelo del giorno. Iniziamo invocando il dono dello Spirito e con esso il dono della pace. Vieni, o Spirito Santo, vieni e visita il mio cuore, apri il mio cuore all'incontro amoroso con Dio. Ponimi alla scuola di Gesù, con lui io possa pregare, con lui io possa dire Padre, Padre nostro, Padre di tutti gli uomini, dona al mondo la tua pace. Amen. Leggerò con voi e insieme a voi dal capitolo ottavo di Marco i versetti dal 22 al 26. Ascoltiamo. In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli giunsero a Bezzaida e gli condussero un cieco, pregandolo di toccarlo. Allora prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio. E dopo avergli messo della saliva negli occhi, gli impose le mani e gli chiese: Vedi qualcosa? Quello, alzando gli occhi, diceva: Vedo la gente perché vedo come degli alberi che camminano. Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente. Fu guarito. E da lontano vedeva distintamente ogni cosa. E lo rimandò a casa sua dicendo: Non entrare nemmeno nel villaggio. Il fatto in sé è molto semplice, e però desta qualche curiosità. Per esempio, desta curiosità il fatto che Gesù ripeti il gesto dell'imporre le mani sugli occhi di questo cieco. La scena è molto semplice, intanto si colloca in un ambiente di terra pagana, vuol dire che Gesù non è solo per i suoi, quelli della propria religione ebraica. Gesù è salvatore di tutti, è per tutti, dona la salvezza a tutti. Gli portano questo cieco e lui lo porta, prendendolo per mano, in disparte dalla folla. Vuole un incontro personale. Fa una prima imposizione di mani su di lui, lo invita a dire ciò che vede. Non vedo ancora del tutto bene, dice, vedo come degli alberi che si muovono. E Gesù ripete il gesto. E dopo il secondo gesto, il cieco vede completamente bene. Gesù raccomanda di non entrare in città e di non far troppa propaganda. Ecco, ci sono dei particolari curiosi che ci fanno e ci aiutano a interpretare questo episodio all'interno del percorso di fede dei discepoli di Gesù. Perché Gesù stava rimproverando i suoi amici della loro poca fede. E dire di aver fede vuol dire vedere. E allora questo cieco che poco per volta viene guarito diventa il simbolo di un discepolo che poco per volta può anche lui vedere. Cioè guarire della mancanza di fede per arrivare a credere pienamente, nitidamente. E questo non è indifferente anche per noi, perché il cammino di fede nella persona già credente è un cammino mai finito, mai terminato. La nostra fede può essere sfidata
da ciò che capita, dagli avvenimenti, soprattutto da ciò che capita nella nostra vita personale. Ci sono avvenimenti che ci interrogano, ci portano dei dubbi, ci mettono in un atteggiamento di ricerca o anche di angoscia. La fede in Gesù avviene gradualmente e arriva a una completezza durante il percorso della vita. E allora questo cieco di Betsaida diventa il simbolo di un discepolo recato da Gesù, curato da Gesù, che attraverso l'azione e l'incontro, la vicinanza di Gesù, acquista fede in Lui e riesce a vedere le cose secondo Dio. La fede è un vedere le cose secondo Dio con l'aiuto, con la mediazione di Gesù, maestro di vita. È proprio questo che io ricavo per me. Pur essendo, credo, credente, non pensare di essere arrivato alla pienezza della fede, perché la fede è qualcosa che può crescere anche in me e cresce dentro la vita, dentro l'appartenenza a una storia, alla conoscenza delle persone, al prendere parte agli avvenimenti, lasciandoli illuminare dalla parola di Gesù. La fede permette di interpretare la vita secondo appunto la lettura e i criteri, i pensieri e i sentimenti di Cristo. Che questo avvenga anche per me, anche nella mia vita. È ciò che auguro a te, che ora benedico attraverso la benedizione che siamo soliti usare. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e arrivederci a domani.